Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi mi vedete immediatamente in una battaglia perché, come ben ricorderete dalla fine dello scorso episodio, uscendo dal percorso ci sono letteralmente 5 allenatori che ti aspettano appena fai un passo falso. E io ho fatto un passo più avanti del dovuto mentre ero andato a curarmi Pokémon per poi riuscire e rifar partire il video. E un allenatore mi ha visto. Peccato che questo allenatore però comunque sia Casey, quindi non volevo farla fuori dal video per poi dire vabbè ho battuto questo allenatore, era uno qualsiasi. No, è Casey, quindi iniziamo subito il video da qui. Il suo primo Pokémon è Meganium, il mio primo Pokémon è Bailiff. E a questo punto si inizia, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, perché oggi arriveremo alla Lega di Johto. Batteremo tutti questi allenatori e ce la faremo. Allora, contro Meganium, forse Energy Ball farà comunque più danno di Body Slam. Vediamo, Vediamo. Andiamo con... No, non volevo usare Toxic, perché tanto non penso che possa avvelenarla. Ah, posso avvelenarla? Ok, perché non è tipo veleno, giustamente. Non è tipo veleno. Usiamo Body Slam, poi. Ok, no, fa forse leggermente più danno Body Slam. Andiamo ancora di Body Slam. E niente, Meganium, la povera Meganium di Casey... morirà di fronte a noi. Addirittura provi a caricare un Solar Beam. Sei per avvelenata, non ti conviene, lo sai. Ok, Beedrill, cambiamo Pokémon e manderei queste cose in Fempi. Però no, mandiamo Cyndaquil. Mandiamo assolutamente Cyndaquil. Allora, andiamo di Lanciafiamme. A Twin Needle mi avvelena, sicura, infatti mi ha avvelenato. Guarda, non ho fatto nemmeno in tempo a chiamare l'effetto secondario che è arrivato istantaneamente. Allora, andiamo poi di Aerosalto, che non può fallire. Tanto ci basta un po' di danno per finire Beedrill. Ecco fatto. Ottimo, forse sarà di livello il nostro Cyndaquil. Ottimo, così. Poi ci si avvicina alla Lega Pokémon, qua. I Pokémon devono salire di livello, altrimenti è un casino. Ma andiamo Fempi contro Elekid, a cui ho tolto con Livida Esperienza. Tra l'altro aveva preso un altro strumento ed era una Moonstone. Niente male, ma insomma, spero che prenda roba migliore. Earthquake, addio. Erekid. PJ, lasciamo Fempi. Ma perché ha PJ? Ma perché ha PJ a questo livello dell'avventura? Non si sa. Che robe di Casey. Ok. E Rattata, sì, lasciamo Fempi che tanto è in rotolamento, quindi un rotolamento e shot Rattata. Vai, boom, addio. Ah no, ne manca uno, ok, va bene. Ecco fatto. È iniziato il rotolamento di Fempi, via. Ma quanto cavolo sei forte, ci dice Casey. Letteralmente, queste sono le parole giuste. Anzi, l'ho anche edulcorata un po'. Penso, a questo punto suppongo che tu sia l'allenatore migliore. E sono ok con questa cosa, sicura? Comunque, possiamo tornare a curarci poco, dato che Casey ci ha leggermente, comunque, messo in difficoltà. E a questo punto, allora, torniamo sul percorso. Come vedete, appunto, era la prima allenatrice uscita dal percorso e mi aspettavo di avere all'interno di questa zona, la classica zona tra un percorso e l'altro. Quindi ero uscito tranquillo, pam, sono arrivato da Casey. Allora, io vorrei far sfidare quanti più tizi possibili al nostro Fempi. Solo che quello è un pescatore, è un vuotatore, potrebbe avere Pokémon di tipo acqua e disintegrarmelo in realtà. Quindi io metterei davanti ancora Bailiff. E poi in caso mandiamo Fempi, vai, scendiamo qui. I plan on being a gym leader today. Questo spera, pianifica di diventare un capo palestra un giorno. Di tipo acqua, vediamo un po', Ok, Quillfish, acqua veleno. Credo sia acqua veleno, giusto? Sì. Ok, non ci usa fortunatamente una mossa di tipo veleno e si prende Energy Ball in faccia. Vai, boom, via. Perfetto. Mantine, lasciamo Bailiff assolutamente. Un'altra Energy Ball dovrebbe fargli parecchio male. A lei è anche di tipo volante, vero? Ecco perché non prende la super efficacia. Essendo di tipo volante, insomma, è comunque forte Mantine, molto forte, Ok, confuso. Bailiff comunque attacca, brava Bailiff. Mo' però è un casino. Dai, è su. Grande, perfetto, non si è colpita da sola. Fortunatamente. Allora, Lanturn.
Contro Lanturn invece manderemo tipo acqua elettro. E l'ideale sarebbe mandare qualcuno di tipo terra come Fempi, però verrebbe shottato in realtà. Lasciamo Belief. Niente, bisogna lasciare Belief. Sperando che esca dalla confusione. Ok, Scintilla non ci fa nulla. Però ci paralizza. Confuso e paralizzato, non riuscirà mai ad attaccare, infatti. Questo non dovrebbe shottarci, perfetto. Ah, confuso un'altra volta, peccato. Peccato, speravo uscisse dalla confusione, invece è durata ben 4 turni la confusione. Peccato davvero. A questo punto mandiamo Heracross. E facciamolo un terremoto che si ricorderà per parecchio tempo. Ecco, guarda lì. Quasi one shottata. E poi un P-Missile, dai via. Tanto morirà comunque con qualsiasi attacco li facciamo. Ok. Cosa ne pensi? Niente, non ne penso nulla. Ah, tra l'altro, ora che ci penso, voi nei commenti, già che devo tornare qui un attimo per curare poco velocemente, voi nei commenti mi avete detto che il vostro Heracross ha imparato un attacco che il mio non ha imparato, o che comunque io, magari di sovrapensiero, non gli ho fatto imparare. Ora, qui abbiamo il ricorda mosse. Heracross effettivamente non l'avevamo analizzato con il ricorda mosse, quindi, perché non vedere appunto se c'è questo attacco di tipo coleottero che il mio non ha imparato e che il vostro sì? Vediamo, eh? No, non c'è nessun attacco di tipo coleottero, ragazzi. Mi spiace, ma nope. Come vedete, non posso fargli imparare niente di tipo coleottero. Quindi, nada. Il mio Heracross è diverso dal vostro, a quanto pare. Io comunque vi ricordo che sto giocando la versione 3.0 per via di quel bug del ponte che non mi fa passare da nessuna parte. Quindi, tolto quel bug del ponte, cioè per via di quel bug del ponte sto giocando una versione 3.0. Magari voi state giocando una versione più vecchia o più nuova e lì hanno aggiustato questa cosa. Hai mai visto Entei? L'ho catturato, bro. L'ho catturato in uno degli ultimi episodi. Mi sa che questo non li ho visti, il Super Nerd Nelson. Non ho visto che abbiamo catturato il buon Entei. E Psicoraggio mi fa male. Ah, pure Levitate questo. Vabbè, allora addio. Addio immediatamente. Mandiamo Noct Owl. Mi sembra un boss Pokémon di tipo Spettro, se non sbaglio. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il nostro Noct Owl. Con un bello Psichico. Ok, lei continua con Comete. E noi facciamo un po' di danno. Andiamo con Moonblast. Ok, altro danno. Ed infine andiamo ancora con Moonblast, dai. Basta che non mi fai magari tentennare in continuazione, grazie. Ok. 46 per Noct Owl, ottimo. I see, vai. Andiamo a battere anche questo allenatore. Ever want to meet a king? Non ha mai voluto incontrare un re? Ma che parola è, Alice? Che... Boh, vabbè. Ah, è perché lei a Slowking l'ha chiamato Arthur. Re Artù sarebbe praticamente. Va bene, ok. Ok, ho capito il joke. Avrei potuto mandare forse anche Heracross in realtà. Però non mi ricordo, lui è solo tipo acqua, no? O anche tipo psico. Vabbè, però mi ha confuso che palle. Allora mandiamo Heracross. Giusto per vedere una cosa, eh. Lui, se è anche di tipo psico, ora si prende una tramvata nei denti che se la ricorda per sempre. Sempre se riusciamo ad attaccare prima. Andiamo di Throat Chop. Sì, ok. Tipo psico. Va bene. Ci siamo scornati a vicenda. Mandiamo a questo punto Belief, che non è più confusa. E usiamo Energy Ball. Addio Arthur. Re Artù. Ok, Fempi vorrebbe imparare Double Edge. Double Edge è fortissimo, eh. Double Edge è fortissimo, meglio di Takedown, quindi togliamoglielo assolutamente. Ok, impressionato? Ma assolutamente sì. Però il mio Fempi non si evolve. Ecco, io evito, cioè davvero evito di tagliare a questo punto quando vengo a curare i Pokémon qui, perché cioè, dura letteralmente 30 secondi. È davvero più il tempo che ci metterei io in fase di editing a tagliare il video, piuttosto che il tempo che vado effettivamente a curare i Pokémon. Ok, proseguiamo qui sotto. I just evolved my Magby, you have to see it. Ok, questo ha già appena evoluto il suo Magby. Noi teoricamente abbiamo il nostro Fempi davanti. Terremoto dovrebbe fargli abbastanza male, no? Vediamo. Earthquake. Ok, lui usa doppio team.
Buono, buono. Direi che è andato bene. Andiamo di rotolamento. Questo mi farà male. Perfetto, dai, va bene. Mi va bene comunque. Un bel po' di punti esperienza su Fempi. Lo so, sì, lo so anch'io. Sta attento, c'è un uovo nelle vicinanze. Ovviamente lo abbiamo visto. E stiamo andando a prenderlo. Croconaw. Contro Fempi. Qua si deve cambiare, ragazzi. Qua si deve cambiare contro Croconaw. Mandiamo Elif. Oh, in questo percorso ci sono un sacco di Pokémon tipo acqua da far uccidere a Bailiff. In realtà è dalla palestra precedente che ci sono un sacco di Pokémon di tipo acqua. Infatti Bailiff ha preso un sacco di livelli. Beh, meglio così, eh. Tecnicamente è uno dei nostri Pokémon migliori. Banalmente perché è l'unico che si è evoluto dagli starter, cioè, per quello alla fine. Understand now, sì sì, understand. Posso prenderlo? Infatti, devo prima fare spazio in squadra, quindi facciamo uno spazzettino veloce. Sono tornato al centro Pokémon 350 volte in questo episodio, me ne rendo conto. Ma d'altronde siamo alle battute conclusive della regione di Johto. Cioè, se le cose non si fanno difficili ora, non capisco quando dovrebbero farlo. Allora, qui tutto è ordinato, sì. Non abbiamo catturato niente rispetto alla scorsa volta. Sunflora l'ho già messo a posto io. Depositiamo un secondo era prossima, così giusto velocemente per fare schiudere quell'uovo che in teoria come l'uovo di Fempi dovrebbe schiudersi immediatamente. Quindi almeno vediamo che Pokémon è. Non credo sia Togepi, purtroppo. Anche se sarebbe bello fosse stato Togepi. Ok, vediamo, facciamo un po' di passettini così e facciamolo schiudere. Ecco fatto, si schiude subito. Vediamo che Pokémon è lui. Ah, è un Larvitar. Ok. Peccato che io l'Arbitar ne abbia già catturati tutti, però magari potrei usare questo per farlo evolvere in Tyranitar, dato che i Pokémon nati dalle uova in teoria prendono un po' più di esperienza rispetto agli altri, e quindi farlo arrivare al 55 dovrebbe essere più semplice. Pur con gli altri che magari partono da livelli 30 o quello che sono. Ecco qua, non ha strumenti. Mandiamolo in fondo. Vedete questo? Partirebbe a livello 34, è vero. Però lui prenderebbe molti più punti esperienza. Quindi, guarda, facciamo così, così. E questo col 32 lo mettiamo un attimo in panchina, ecco qua. Stai un attimo qui. E in caso poi, quando farò evolvere Tyranitar e Pupitar e Tyranitar, vedremo un po' cosa fare lì. Ora si può continuare, abbiamo battuto tutti gli allenatori giù sotto per prendere quell'uovo di Larvitar, abbastanza inutile, diciamoci la verità per ora, e andiamo avanti. Ah, tu non sei un allenatore? The Silver Conference can be hard, la conferenza d'argento, la lega d'argento, credo sia, potrebbe essere molto dura, può essere molto dura. Posso insegnarti una mossa in grado di rendertela più facile. Attenzione, Noctowl potrebbe imparare Onda Calda. Onda calda su Noctowl non dovrebbe essere male, eh? Perché Cyndaquil è inutile, ha già lanciafiamme. Non capisco perché debba imparare onda calda. È una ripetizione assurda. Però, contro Noctowl, che ha anche un buon attacco speciale, al posto magari di Approar, che lo lotta poi in una mossa continua. Dai, togliamogli Approar. Sì, mettiamogli Heat Wave. Comunque una mossa di tipo fuoco su Noctowl non è niente male. Di qua invece vediamo cosa c'è. Ah, ok, qua siamo tornati direttamente all'inizio della regione di Johto. Vi ricordate? Qui eravamo spawnati e qui c'erano i due allenatori che combattevano tra di loro e non ci facevano passare. Ok, se noi adesso andassimo giù, troveremmo il laboratorio del professor Birch, credo. No, Helm. E qui siamo arrivati alla Silver Conference, signori. Questa è la Lega. È così dannatamente divertente, dice quel bambino. Che possiamo comprare? Ok, roba che non ci interessa per ora. Qui c'è il classico negozio del Team Rocket. Questo negozio sembra strano, non pensi? Sì, effettivamente. Tu sei un allenatore? Ok, questo ha bisogno di un minuto per finire il suo team. E lì abbiamo Brock, signori e signori. Ok, qui dentro abbiamo Machoke a livello 36. Ma tipo con Earthquake quanto male gli faccio? Non riesco a shottarlo. Un altro Earthquake, giusto per farlo salire di un livellino il nostro Fempi. Ok, manca ancora poco. Salve Brock. Hey Glacial, I figured you would be here. Ho pensato che saresti qui, che saresti venuto qui. Sono qui giusto per avere un po' di allenamento.
Penso che potrebbe essere utile a tutti e due noi. Effettivamente, un bel po' di allenamento ci serve, eh? Contro Brock, minchia, livello 50, Onix. Eh? Ok, va bene. Alla faccia. Alla faccia. Per fortuna usa solo Bind, ha pietà di noi probabilmente. Perché, minchia, livello 50, ragazzi, va bene tutto, però. Vai, Earthquake. Questo perlomeno valgono un bel po' di punti esperienza per il nostro Fampi, eh? Almeno così tanti in realtà, speravo di più. Geodude. Sì, cambiamo e mandiamo Stotrail. Dobbiamo salire di un po' di livelli i nostri Pokémon, altrimenti davvero sono scarsissimi. Contro Geodude, Aquatail e via. Super efficace per 4, in teoria, infatti, Astardi. E a questo punto andiamo di Crunch, tanto ha un HP, quindi qualsiasi cosa l'avrebbe ucciso. Ok, 44 per il nostro Totodile. Crobat. Contro Crobat è di tipo veleno e quindi useremo Noctowl in teoria. Vai, andiamo con Noctowl, sì. Tipo veleno volante. Bellissimo Crobat, tra l'altro. Useremo Psichico. Ok, attacco d'ala. Ci fa un giusto danno. E noi ne facciamo un altrettanto giusto con Psichico. Contando che non è stab, può andare bene comunque. Andiamo poi con Heatwave, se ci lascia la possibilità di farlo. No, niente, ci ha ucciso. Oh, Crobat è distruttivo, eh. Heracross me lo shotta, proviamo con Cyndaquil. Proviamo con lui a fare un Flamethrower. Spero che non me lo shotti con un attacco d'ala, perfetto. Sarebbe stato un po' triste perdere contro Brock, sinceramente. Ok. Fortress, lasciamo Cyndaquil. Se Fortress non è più veloce, Cyndaquil vince, dato che non danno 4 per questo. Sì, ma hanno tutti Stardi i suoi Pokémon, ma scusami. Ma allora? Tutti con Stardi? Ma andiamo Fampi. Che si prende un po' di esperienza extra. Ah, il flagello. Via, crepa. Ok, abbiamo battuto Brock. Continua a diventare sempre più forte. Sì. Questa rega di Johto sarà dura con questi Pokémon, eh. Che gran bella battaglia, Glacial. Se vuoi, posso Groom. Non so cosa sia a livello letterale di traduzione. Però comunque posso trattare bene uno dei tuoi Pokémon. Potrebbe aiutarti nella battaglia. Per adesso facciamo di no. Ma noi sfrutteremo questo Brock per aumentare l'amicizia di tutti i Pokémon che ci serve. Aumentare l'amicizia. E farli facendolo così evolvere. Facciamo una bella Earthquake su di lui, va bene, Strength, ok. Ci prendiamo un'altra po' di esperienza per Totodile, dai. Andiamo Totodile. E non è escluso che magari io tra questa parte e la prossima alleni un pochettino i miei Pokémon, perché sono davvero scarsi. Totodile con questo Freeze è fortunatissimo, però sono scarsi, cioè qualche livellino in più serve farglielo fare, per forza. Ok, diamo un'occhiata qui. Vorrei avere più soldi. Questi non venderanno queste cose per sempre. E infatti, beh, questi li abbiamo già comprati tutti nella prima lega di Kanto. Tu, salve. I didn't get all the badges, so wish you good luck. Ok, non ho preso tutte le medaglie, quindi ti auguro buona fortuna. Lui non può partecipare alla lega. E qui vendono le bacche. Ah no, le ghicocche, scusatemi, le ghicocche, che non mi servono a nulla in questo momento. Ok, a questo punto possiamo entrare nella lega Pokémon di Johto. Eccoci qui. Siamo arrivati alla Lega Pokémon di Johto. Glacial, sei tu? È davvero bello vederti qui. Sembra che hai anche tu abbastanza medaglie. Spero di incontrarti in una battaglia ad un certo punto. Non perdere fino ad allora, ok? Sì, va bene, però spostati da davanti, grazie. Questo è un po'. Oh, no! Questo ha già perso e deve trovare il modo di dirlo alla sua famiglia. Magari, non so, cercavano il modo di. Magari riponevano tutte le loro speranze in lei, quella già persa. Questo è Aidan, il capitano Aidan. C'è anche l'episodio in cui lo aiutiamo a recuperare il suo Wartortle, che è lì. Infatti ha la sua sciarpa rossa, se non sbaglio. Ehi, Glacial, come sta andando? Ok, questo fa parte del sistema delle pensioni Pokémon, quindi possiamo depositare e riprendere Pokémon da qui. Con il mio Corsola batterò chiunque, non ne sarei così sicuro. Ok, ho sentito che hanno un round ad eliminazione, va bene. Forget about the battles. Do you see everything they are selling here?
dimentica delle battaglie. Vedi tutto quello che stanno vendendo qui? È tutto, bella, è roba buona. L'ho già comprata. Sono riuscito a passare il mio primo round. Sono esausto. Va bene. Anche se tecnicamente non hai fatto nulla. Ho fatto tutti i tuoi Pokémon. I hear there are some rare Pokémon here. Some are even from Hoenn. Attenzione! Ci sono alcuni Pokémon davvero rari qui. Alcuni addirittura da Hoenn arrivano. E iniziano a teaserarci ovviamente la prossima regione che andremo ad esplorare. Ok, alcuni invece arrivano addirittura da Kanto come Pokémon. Quindi qui ci saranno allenatori che hanno sia Pokémon di Hoenn che Pokémon di Kanto. Io però vorrei invece trovare il modo di curarmi Pokémon, dato che ho una squadra mezza morta. Ok, ecco qua. Ecco qua l'infermiera Joy. Ecco fatto. Bene così. E a questo punto, se Gary magari mi lasciasse uscire dalla zona, grazie, dall'edificio. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!